Buongiorno a tutti, è stato veramente un piacere ascoltare la maggior parte dei vostri interventi. Molto apprezzato tutti gli interventi che ho ascoltato. Cercherò di appunto parlare di cose che mi interessano molto da un punto di vista accademico della mia ricerca precedente e ovviamente in questa nuova veste l'istituto gestisce la maggior parte degli strumenti di cui parliamo oggi, quindi sono doppiamente contento di poterne discutere con voi. Parleremo un attimo di dinamiche di povertà e disuguaglianza a livello macro, cercheremo poi di scendere in un contesto micro, parlerò di salario minimo e parlerò ovviamente di reddito di cittadinanza, working poor. Partiamo da una constatazione che oggi sempre più economisti condividono, quindi non soltanto quelli che si dicono critici del sistema vigente o comunque hanno delle forti obiezioni al sistema di mercato. Noi osserviamo, contrariamente a quanto economisti come Kaldor in passato hanno sostenuto, vediamo una riduzione della quota salari sul PIL, quindi un peggioramento della distribuzione funzionale del reddito che va avanti da qualche decennio ormai. E questo, a mio parere, come dire, non è l'oggetto principale della discussione di oggi, ma è una delle cause principali anche di altri fenomeni, quali la bassa crescita. Io condivido molto la tesi di Marco Valente, che inizialmente ha espresso, secondo la quale appunto il lavoro povero non è soltanto un problema etico, morale, il lavoro povero è un ostacolo alla crescita economica. La distribuzione funzionale del reddito in peggioramento è essa stessa un ostacolo alla crescita. Il Fondo Monetario Internazionale nel 2016 per la prima volta cominciava a criticare lo strutturale aggiustamento che dagli anni 80 si incoraggiava. Come una delle cause non solo della disuguaglianza, ma anche della bassa crescita. Ecco, per tanto tempo abbiamo vissuto in un'epoca in cui abbiamo creduto che si poteva accettare la disuguaglianza in favore di una crescita sostenuta. Oggi scopriamo che, in virtù anche di policy che il Fondo Monetario Internazionale ha cominciato a criticare qualche anno fa, appunto, come dicevo, non solo non si è avuto il trade-off tra crescita e disuguaglianza, ma sono peggiorate entrambe, quindi anche la crescita stagnante è andata di pari passo con l'aumento della disuguaglianza e questo ovviamente in un contesto pre-Covid. Le retribuzioni annuali nel nostro paese, questi sono dati INPS, laddove non specifico diversamente sono sempre dati INPS, quindi anche a livello aggregato siamo in grado di ricostruire retribuzioni annuali come prima anche la quota salariale sul PIL, che marcatamente evidenzia appunto questa stagnazione per tutti gli anni che vanno dagli inizi degli anni 90 in poi. E contemporaneamente, anche questo, un'elaborazione su dati INPS, vediamo un incremento dell'indice di Gini su diverse misure di reddito dagli anni 80 in poi. Qui abbiamo di nuovo i redditi per diversi percentili, il decimo e il venticinquesimo percentile addirittura crollano, quindi diminuiscono dagli anni, negli ultimi 10 anni, in particolare negli ultimi 15 anni in particolare, ma dagli anni 90 c'è una dinamica stagnante di tutti i percentili. Contemporaneamente abbiamo osservato nello stesso periodo di cui parliamo appunto un incremento molto forte del part-time, soprattutto tra le donne, un part-time che nella maggior parte dei casi è identificato in alcuni studi come un part-time involontario, quindi non scelto come succede in altri paesi europei. La crisi Covid ovviamente ha avuto un impatto devastante non solo sul PIL, ma anche sull'emergere di nuove povertà. Tuttavia vorrei enfatizzare un aspetto positivo, diciamo così, nel dramma che abbiamo vissuto. La crisi è stata fronteggiata con misure appropriate, a mio parere, nel
negli scorsi mesi e nei due governi che si sono succeduti, sostanzialmente cercando di sostenere i redditi che avevano vissuto un declino, attraverso sostegni, attraverso rimborsi, attraverso bonus, attraverso reddito di emergenza, attraverso indennità. L'istituto ha gestito qualcosa come 22 indennità diverse per diverse categorie di lavoratori, tra l'altro identificando ciò che appunto è stato il mercato del lavoro negli ultimi 20-25 anni, cioè un mercato del lavoro sempre più flessibile e quindi anche difficile da rincorrere. In questa figura che vi faccio vedere sostanzialmente dimostriamo uno scenario senza misure, uno scenario con misure introdotte nel corso dei mesi Covid, e si vede chiaramente come ci sia stata una riduzione della possibile perdita di reddito del 55%, cioè senza le misure messe in atto negli scorsi mesi avremmo avuto una perdita del reddito del 55% superiore a quella che abbiamo effettivamente avuto. E c'è anche da osservare come, lo vedete nel grafico a destra, nello scenario come le misure, soprattutto il primo quintile della distribuzione ha avuto anche un leggero incremento di reddito rispetto a quanto avveniva nei mesi pre-Covid. Ovviamente questo probabilmente sottende anche a fenomeni che conosciamo bene nel nostro tessuto economico, che riguardano l'evasione contributiva e che riguardano appunto il lavoro irregolare, che in questo periodo soprattutto è stato molto amaro constatare che appunto lavorare regolarmente paga ed è sicuramente più conveniente. Anche la povertà, che nel 2020 non abbiamo ancora dati consolidati, ma sicuramente ha vissuto un aumento, tuttavia questo nell'analisi controfattuale che l'istituto fa osserviamo un aumento inferiore di quello che avremmo potuto osservare in assenza di policy, per circa 300.000 persone. Ci sono altri studi che vorremmo continuare a fare in istituto, simile, così come in altri paesi, quali in Inghilterra, hanno fatto altri colleghi. Mi riferisco soprattutto a capire come la mortalità è intervenuta nei diversi contesti caratterizzati da diversi gradi di deprivazione. È qualcosa di ovvio e di intuitivo, cioè il fatto che le morti per Covid sono state maggiori laddove il contesto era maggiormente deprivato in termini di sostegni e in termini di infrastrutture sociosanitarie. E lo vediamo nel grafico a sinistra con gli istogrammi blu che manifestano appunto dei gradi di più elevati di morti, laddove appunto nelle contee inglesi l'indice di deprivazione fosse più alto. Allo stesso modo nel grafico a destra vediamo come le minoranze etniche, i neri, Bangladesh, pakistani, indiani, cinesi rispetto ai bianchi, hanno avuto dei tassi di mortalità più alti. Ecco, uno studio così non ce l'abbiamo nel nostro paese ancora, ma mi piacerebbe vedere, confrontare con questo studio di colleghi inglesi se appunto la disuguaglianza nelle chance di contagio e soprattutto nelle chance di sopravvivere è simile a quella appunto osservata in questo studio. Diciamo che per usare un eufemismo, durante la crisi abbiamo vissuto ovviamente tutti quanti un dramma collettivo, però non eravamo tutti sulla stessa barca, eravamo tutti nello stesso oceano, come ebbe a dire qualcuno, ma non tutti sulla stessa barca, e questo ovviamente dipende molto dalle condizioni socio-economiche di partenza di ognuno. L'istituto ha svolto un lavoro straordinario, dicevo, in virtù delle politiche messe in atto dai due governi che si sono succeduti, ma in particolare durante il 2020, l'istituto ha elargito indennità e bonus a circa 14,4 milioni di utenti, di cittadini, di lavoratori. Per la maggior parte si è trattato, per circa 7 milioni, di lavoratori interessati alla cassa integrazione, ma per la metà
di bonus indennità 500, 600, 1000 euro, estensione di congedi parentali, bonus babysitting, estensione di legge 104, oppure reddito di emergenza, il reddito di cittadinanza che è ulteriormente incrementato, i lavoratori domestici per oltre 35 miliardi di euro nel 2020. Ora, questo appunto è un po' il quadro fino a oggi, ma come si contrasta e come potremmo contrastare la povertà nel lavoro? Sono d'accordo con le affermazioni fatte dalla dottoressa Del Vecchio rispetto, del resto ci lavoriamo insieme al CNEL a una soluzione rispetto a un problema noto nel nostro paese che sono i bassi salari, soprattutto non adeguatamente contrastati dalla contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva nel nostro paese, almeno fino a qualche decennio fa, ha funzionato molto bene, cioè ha rappresentato un argine contro il lavoro povero ed ha rappresentato un'alternativa, una buona alternativa al salario minimo legale che ovviamente non c'è nel nostro paese, ma negli ultimi anni si è fortemente indebolita proprio quella funzione anticoncorrenziale della contrattazione collettiva. Abbiamo visto un proliferare enorme di contratti pirata e un atteggiamento di dumping sociale o di low shopping, come si dice, che ha inciso nell'aumentare i lavoratori a basso salario. In questo contesto la mia opinione, che ho espresso più volte, è sicuramente quella di introdurre un salario minimo legale che non si contrapponga alla contrattazione collettiva, ma che sia di supporto ad essa, anzi, che viaggi appunto in un terreno convergente, parallelo ma anche convergente rispetto alla contrattazione collettiva, che è assolutamente necessaria e fondamentale, ma deve essere, oggi i passi avanti che stiamo facendo sulla rappresentazione della rappresentatività sindacale, tuttavia purtroppo non trova uno sbocco legislativo, un'applicazione erga omnes, come si dice, proprio per la mancanza di una legge che riguarda appunto la rappresentanza sindacale. Quindi, per quanto in via amministrativa l'istituto insieme al CNEL si sforzi nel cercare di rappresentare, di avere chiarezza degli oltre delle centinaia di contratti oggi presenti sul mercato, tuttavia poi si fa fatica a stabilire, o meglio si fa fatica, è impossibile in assenza di una legge stabilire qual è il contratto leader e applicarlo erga omnes a tutti i lavoratori del settore almeno. Ecco, questa è la difficoltà principale e questo sarebbe, almeno in questo contesto, evitato, ridotto come problema inserendo un salario minimo. La letteratura economica sul salario minimo negli ultimi anni ha proliferato e ha evidenziato soprattutto uno scarso impatto occupazionale negativo. Non c'è stato negli Stati Uniti, che negli ultimi anni ha incrementato il salario minimo, tra l'altro la nuova amministrazione ha deciso di portarlo a $15, nel Regno Unito anche qui non abbiamo avuto un impatto negativo occupazionale, nella Germania, che ha un sistema di relazioni sindacali molto simile al nostro, anche lì avevano forti dubbi nell'incrementare il salario minimo proprio perché non volevano spiazzare la contrattazione collettiva. Non si è avuto questo problema per il 15% dei lavoratori, che sostanzialmente potrebbe essere la stessa nostra percentuale di lavoratori interessati a un incremento di salario attraverso il salario minimo legale. Non si è avuto una perdita di occupazione, così come ne si è avuto in Cina, dove l'incremento è stato significativo, anzi ne ha alzato la produttività, oppure in Ungheria, anche qui introdotto di recente. La letteratura che appunto evidenzia questi effetti nulli sullo spiazzamento e sull'occupazione evidenzia anche un effetto redistributivo importante che spesso si trasferisce dai consumatori ai salariati, appunto. Quindi il costo nella maggior parte dei casi degli incrementi, soprattutto per i salari dei lavoratori nei servizi, quali ristorazione, turismo, eccetera, viene scaricato sui consumatori e si ha un effetto redistributivo. In altri casi, come nello studio di Coviello dei Saranno Persico, si vede un impatto positivo sulla dinamica della produttività, e qui la letteratura keynesiana da tempo ha sottolineato come un aumento
aumento del salario agirebbe come uno stimolo per investimenti capital intensi e quindi innescherebbe delle leve distributive della crescita attraverso l'espansione della domanda aggregata, e in altri casi si avrebbero incrementi di efficienza, di impegno dei lavoratori, perché appunto attratti da salari più alti. E appunto la letteratura dai salari di efficienza in poi, dagli anni 70 in poi fino a oggi, fino a quella del nostro Silos Labini in Italia, ha creato un forte consenso nella letteratura almeno di una gran parte del mondo keynesiano, ma non è stata così probabilmente incisiva da convincere i policy maker a introdurre un salario minimo, sebbene, come sapete, ci sono diverse proposte attualmente in discussione in Parlamento che riguardano appunto l'introduzione di una possibile soglia intorno ai 9 euro di salario minimo. Ecco, questa soglia sposterebbe sulla quota lavoro, e quindi sarebbe veramente interessante capire anche qui cosa si pensa di questo. Si trasferirebbe, almeno di questa informazione neutra, si sposterebbe sulla quota lavoro circa 4-5 miliardi di euro a livello macroeconomico, a livello aggregato, cioè 4-5 miliardi di euro con un incremento del salario minimo a 8 a 9 euro verrebbero trasferiti dal capitale al lavoro. Ovviamente ci sono anche altri studi, quali quelli di Kaufman o di Webby, che sottolineano degli aspetti positivi sul benessere, quindi sulla riduzione dei tassi di suicidi, sull'incremento del peso dei bambini alla nascita, e questo, come diceva anche Valente all'inizio, è sicuramente qualcosa da tenere in considerazione. In Europa il salario minimo è abbastanza eterogeneo, vista anche la diversità delle strutture socio-economiche di questi paesi. Si va da un gruppo alto, capeggiato da Lussemburgo, ma anche Francia, Olanda, con salari superiori a 10 euro, fino a 12 euro, e ovviamente si va poi nella parte bassa, con in capo la Spagna fino alla Bulgaria, con salari sotto i 5 euro. L'Italia, a mio parere, si potrebbe collocare noi abbiamo fatto diverse audizioni in Parlamento anche su questo e diversi studi su quale potrebbe essere la soglia idonea. L'Italia probabilmente si potrebbe collocare tra questi due gruppi, diciamo così, soprattutto in considerazione della direttiva dell'Unione Europea, che ha sostanzialmente fissato dei parametri quali il 60% del salario mediano oppure il 50% dei salari medi. Ecco, dai nostri archivi risulta che il 50% dei salari orari medi ammonta a 10,59 euro, mentre il 60% dei salari mediani è di 7,65. Stiamo parlando del settore privato. Se introducessimo anche il settore pubblico, queste due soglie verrebbero ad essere più alte, ma quindi la forbice è tra 7,65 e 10,59, vedete che un salario minimo come oggi si discute in Italia tra 8 e 9 euro non è lontano da ciò che sarebbe, come dire, non solo opportuno ma anche economicamente sostenibile. Ovviamente bisognerebbe poi vedere quale definizione si adotta in questo caso, cioè se dobbiamo introdurre o coinvolgere in questa definizione la tredicesima, il TFR, i contributi datoriali. Noi abbiamo fatto diverse stime, diverse simulazioni che adesso vi faccio brevemente vedere. Se individuassimo una soglia di 9 euro, una soglia di 9 euro che non includa la tredicesima, avremmo il 26,2% dei dipendenti privati, un discorso a parte sugli operai agricoli e sui domestici, che invece sarebbero molto di più. Tuttavia, i soli lavoratori privati sotto 9 euro di soglia sarebbero circa 3,5 milioni di lavoratori, includendo anche agricoli e domestici raggiungeremo 4,5 milioni di lavoratori, e per il 29,7%, e questo vorrebbe dire trasferire oltre 5 miliardi di reddito, di salario, alla quota lavoro, quella quota lavoro che, come vi ho fatto vedere nella prima slide, è diminuita negli ultimi 20-30 anni. Se invece contassimo sul 9 euro con la tredicesima, ecco, la variazione sarebbe molto, molto forte. Lo vedete nella colonna di mezzo sotto, sarebbero 2 milioni di lavoratori sotto soglia di 9 euro con la tredicesima.
9 euro con la tredicesima vorrebbe dire 8,20 euro di salario, e sarebbero quasi il 15% dei lavoratori, quindi una quota molto simile a quella della Germania nell'introduzione nel 2015 del salario minimo appunto in Germania. Quindi qualcosa tra questa 9 euro senza tredicesima e 9 euro con tredicesima probabilmente ci collocherebbe in termini proporzionali e percentuali sulla stessa soglia di salario minimo, non in valore assoluto ma come soglia, della Germania. Ovviamente i settori interessati sono settori dei servizi, in particolare servizi alle imprese, noleggio, logistica, ristorazione, trasporto e meno ovviamente finanza, comunicazioni, energia. Qui abbiamo fatto un altro studio, abbiamo visto in termini aggregati quali effetti sarebbero in positivo e in negativo di un salario minimo. Ovviamente ci sarebbe di un salario minimo di una soglia di 8 euro, ecco, di 8 euro considerato con la tredicesima, senza la tredicesima, in modo che appunto in termini netti sarebbe più alto. La variazione dei costi per l'azienda sarebbe importante, di quei 4,6 miliardi di cui abbiamo già parlato, ma avremmo anche un beneficio netto per i lavoratori, che avrebbero al contempo 4,6 miliardi lordi e quindi 3,3 miliardi netti in più nelle loro tasche. Ma avremmo anche un impatto positivo sulla finanza pubblica per circa 1,5 miliardi di euro, 1,499 come vedete nell'ultima riga, ma avremmo anche una riduzione di spese per alcune prestazioni che sono means tested, che sono condizionate al reddito, e quindi nel momento in cui si alza la soglia, sia il reddito di cittadinanza sia l'assegno al nucleo familiare, tra l'altro fra poco verrà sostituito dall'assegno unico, quindi ancora di più, sia le variazioni di bonus che si danno sull'IRPEF avrebbero un impatto, come dire, positivo sulla finanza, nel senso che queste spese verrebbero ad essere diminuite. Quindi nel complesso noi avremmo un maggior gettito per circa 1,5 miliardi. L'impatto anche sulla distribuzione del reddito, considerando il coefficiente di Gini e la povertà, considerando il poverty aid, o comunque la povertà, l'intensità, la cosiddetta intensità della povertà, sarebbe positivo, cioè avremmo una riduzione del coefficiente di Gini da 33,8 a 33,6 e una riduzione dell'intensità della povertà più importante da 35 a 33% circa. Il beneficio andrebbe prevalentemente, e non sarebbe e ovviamente non dovrebbe, non stupisce questo, andrebbe prevalentemente nei decimi di reddito più bassi della distribuzione. Il primo, il secondo, fino al terzo e il quarto in particolare godrebbero di un'incidenza, di un aumento del loro reddito che è del 2-2,5%. Concentriamoci, scusatemi se sto andando, gli argomenti sono almeno per me interessanti, le cose da dire sarebbero tante, sebbene interessano diverse misure, appunto dal salario minimo, come ho detto fino adesso, fino al reddito di cittadinanza, che è un reddito minimo invece, e che negli ultimi anni, nel dibattito pubblico e nella policy anche, si è imposto come uno strumento fondamentale. Era stato anticipato, lo vedete da questo grafico, dal reddito di inclusione nel 2018, gli istogrammi blu che vedete per i mesi del 2018, che sono stati poi sostituiti nel subentro del reddito di cittadinanza nella primavera del 2019, che ha interessato una popolazione tre volte superiore a quella del REI e oggi anche di più, e con una magnitudine con un impatto sul reddito, quindi una dimensione del sussidio di tre volte superiore. Negli ultimi mesi della crisi Covid il reddito di cittadinanza si è, come dire, espanso attraverso l'introduzione di un altro strumento più generoso, se volete, più generoso almeno nell'accesso e non nella misura, nell'accesso, perché favorisce anche cittadini
residenti in Italia e non residenti da più anni, quindi con criteri di accesso più agevole e con un ISEE più alto. E quindi negli ultimi mesi, lo vedete con l'istogramma, con la parte di istogramma giallo, nel 2020 sono state aggiunte 5 mensilità di questo reddito di emergenza, che sono state anche confermate nel decreto sostegni e probabilmente nel decreto sostegni bis, che dovrebbe andare in discussione questo weekend in CDM, probabilmente verrebbe ulteriormente prorogato per altre 2 mensilità, proprio perché la condizione di disagio socio-economica è avvertita come essere ancora grave. Questi strumenti sono tutti gestiti dall'istituto, come vi dicevo, e noi riusciamo anche a fare, attraverso il nostro ufficio studi e ricerche, riusciamo a fare delle analisi come queste, in cui vediamo che al di là delle roboanti titolate giornalistiche molto spesso che sottolineano sostanzialmente prestazioni verso beneficiari che sarebbero, non so, mafiosi o delinquenti, la maggior parte di essi sono disoccupati o poveri, e lo si vede con questa correlazione molto forte tra le regioni, tra il tasso di disoccupazione e il tasso di inclusione, cioè quante persone per 10.000 abitanti ricevono il reddito di cittadinanza, e il tasso di povertà stesso, povertà relativa per regione, con degli indici di correlazione molto forte. Ovviamente non sorprende che il reddito di emergenza vada principalmente alle regioni del centro-sud, ma vedete che per 1.000 abitanti la prima regione è proprio la Lombardia, del nord. Nel nord la prima regione è la Lombardia, con 47 percettori ogni 1.000 abitanti. La punta, il picco contrario al sud, si verifica in Sicilia e in Calabria, in particolare la provincia di Crotone, con 178 beneficiari ogni 1.000 abitanti. Nel 2019, quindi pre-Covid, con i dati che sono stati pubblicati nel 2020 in pandemia, abbiamo per la prima volta registrato, per la prima volta negli ultimi 10 anni, registrato una forte riduzione della disuguaglianza, con l'indice interquintilico tra il 20% più ricco e il 20% più povero della società, che è diminuito da 6,4 a 5,9, con una riduzione importante di un punto percentuale circa dell'indice di Gini, ma anche della intensità della povertà, che andava dal 39 al 33%. Questi dati poi sono stati confermati anche dalla Corte dei Conti, come si diceva, e anche dal OCSE recentemente nella sua salve sull'Italia. Abbiamo avuto per la prima volta negli ultimi 10 anni un trasferimento netto di risorse sui primi 2 decimi di reddito equivalente alla distribuzione del reddito. Vedete questo grafico, la linea rossa sottolinea appunto la distribuzione con il reddito di cittadinanza, con la riforma, che ottiene nel primo decile 20% di punti, 20% di trasferimenti rispetto a una situazione senza reddito di cittadinanza. E non sorprende anche qui che i 7 miliardi e 2 del reddito di cittadinanza annuali vadano ai 2 decimi più poveri della distribuzione. Un interessante esercizio che vi vorrei proporre è questo, cioè la verifica di quanti sono i dipendenti beneficiari di reddito di cittadinanza. Come sapete, il reddito di cittadinanza si rivolge anche ai lavoratori, quindi ai working poor, e questi sono il 17% dei percettori, ma ci sono anche domestici, ci sono anche cococò. È interessante vedere con questa tabella quante settimane all'anno lavorano i percettori di reddito di cittadinanza. Lavorano 9,4 settimane all'anno e lavorano 34 settimane in meno rispetto alla media dei lavoratori italiani. Quindi sono anche lavoratori, ma sono molto spesso part time o comunque lavoratori che lavorano per poche settimane. I non percettori, questa analisi è stata fatta prima del reddito di cittadinanza, cioè abbiamo, come dire, seguito i codici fiscali dei percettori prima e dopo il 2019.
dopo il 2019 vuol dire dopo l'inserimento della misura, prima del 2019 sostanzialmente avevano lo stesso numero di lavoratori, avevano lo stesso numero di settimane lavorate. Che cosa ci dice in particolare questa misura? Ci dice che quei lavoratori che oggi prendono il reddito di cittadinanza e hanno visto un beneficio netto attraverso la misura di un incremento del loro reddito, precedentemente lavoravano nello stesso numero di settimane a quello di oggi, nel senso che già allora probabilmente non riuscivano a lavorare di più e oggi con un reddito minimo vedono aumentato il loro reddito. I non percettori di reddito di cittadinanza, quelli che stanno subito immediatamente dopo, come dire, i meno poveri, che lavorano 18 settimane, il doppio rispetto ai beneficiari di reddito di cittadinanza. Ovviamente questo 17% di percettori si concentra proprio in quei settori dove i salari sono più bassi, come vi dicevo, per questo è importante nella mia discussione aver legato anche al salario minimo la questione della povertà e del lavoro povero. Vedete, società di noleggio, servizi, ristoranti e alberghi sono le percentuali più alte, 23,3-23,2%, il commercio, le costruzioni in misura minore e anche le tipologie di contratto per il 50% a tempo determinato e per il 42% a tempo indeterminato. Più nel dettaglio, chi ci stanno, questi lavoratori che percepiscono il reddito di cittadinanza o hanno una contribuzione o hanno una contribuzione da NASPI, perché prima sono stati beneficiari da NASPI, sono nelle misure in cui lo vedete in questi due istogrammi, sono domestici per il 6%, sono agricoli per il 6%, sono dipendenti per circa il 50%, sono professionisti per una piccolissima percentuale dell'1%. Un altro aspetto su cui concludo è che la politica fa la differenza, le scelte di policy fanno la differenza su questo aspetto, quanto mai rilevante per l'andamento dell'economia. Con piacere vorrei farvi vedere questo grafico sempre pre-Covid che sottolinea una variazione importante avuta nella composizione del lavoro, nel mercato, nel 2018, nel 2019, quindi in epoca pre-Covid, quando all'indomani dell'introduzione del cosiddetto decreto dignità, che sostanzialmente prevedeva dei causali per la fissazione di contratto a tempo determinato e soprattutto non lo estendeva oltre 24 mesi e il rinnovo di esso doveva essere appunto giustificato da una causale, ecco, l'introduzione di questo decreto, che è stato uno dei primi, probabilmente è stato il primo decreto che ha invertito un po' in epoca pre-Covid la tendenza alla flessibilizzazione del mercato del lavoro, ha prodotto dei risultati attesi, non ha prodotto disoccupazione, non ha prodotto impatti negativi sul mercato del lavoro, questo oggi è ovviamente da molti riconosciuto, nel 2018 non lo era, ma ha prodotto un aspetto importante che era l'obiettivo principale del policy maker, ovvero un incremento, lo vedete con la linea blu, dall'autunno del 2018, un incremento del numero di contratti a tempo indeterminato e delle trasformazioni rispetto ai contratti a tempo determinato. Chiudo con quest'ultimo grafico perché fa parte sempre delle scelte di policy, soprattutto in periodo post-pandemico, che la politica dovrà affrontare, che riguarda la distribuzione anche dei tempi di lavoro. In Italia il numero di ore lavorate pro capite è tra i più alti nei paesi avanzati, nei paesi dell'Unione Europea avanzati, è più alto della Germania, della Danimarca, della Francia, della Finlandia, dell'Olanda, della Norvegia, è più basso della Grecia e della Spagna, è più basso della Grecia, non della Spagna. E vedete, c'è una correlazione importante che ovviamente andrebbe analizzata sulla causalità, ma nella correlazione ci dice sostanzialmente che i paesi con tassi di disoccupazione bassa, quali la Germania ad esempio, hanno anche numero di ore lavorate pro capite più basse. Quindi, come dire, non è una eresia cominciare a pensare anche a una distribuzione delle ore lavorate, soprattutto in un periodo post-pandemico in cui c'è bisogno di assorbire, anche magari accompagnandolo con altri strumenti di conciliazione lavoro e famiglia, tipico lo smart working, ma non solo, non è un'eresia, dicevo, cominciare a pensare a una riduzione dell'orario di lavoro. Vi ringrazio della vostra attenzione, penso di aver finito.